caso di tre colonne. La terza si chiama altruismo. Il Martino delle Stelle, l'astronave del comandante Camp, è catturata in un pianeta ostile. È soltanto l'altruismo di una ragazza che riesce a liberarlo. In questa sala ci sono maturi e distinte persone che hanno spalato fango in Calabria, che hanno affiancato i vigili del fuoco e le squadre della forestale negli incendi dei Maloritani, che hanno percorso centinaia di chilometri con gli autocarri della Croce Rossa, che lasciando la propria famiglia si sono recati all'Aquila per prestare aiuto ai terremotati. Ma se pensate che queste persone l'abbiano fatto gratuitamente, vi sbagliate, perché siamo stati tutti pagati con un sorriso e un grazie. Se vi chiedessi quanto fa 2 più 2, la vostra risposta sarebbe pronta e immediata. Ma se vi chiedessi quanto fa amicizia, più amore, più altruismo, molti di voi non saprebbero rispondere, altri sì, perché la risposta si chiama scautismo. Nel corso di questa presentazione sentirete parlare spesso di scautismo. E magari qualcuno verrà da pensare, ma De Lorenzo ci ha invitati qua per presentarci il suo romanzo o per parlare di scautismo. Io vi dico, sappiamo che la fede può spostare le montagne, ma sapete voi che forza ha lo scautismo? Molti anni fa, quando frequentavo il secondo corso Scoutmaster alla scuola Capi di Opicina, sulle colline attorno a Trieste, fui inviato con la mia pattuglia sul Carso in missione. Dovevamo visitare i cimiteri di Doberdò, i cimiteri austriaci di Doberdò e De Vitali, e fare una relazione. Per la rotazione dei gradi, avvenne che quel giorno il capo pattuglia ero io. E oggi mi viene da ridere pensando chi erano i, tra virgolette, ragazzi della mia pattuglia. Erano un colonnello dell'esercito italiano, artiglieria da montagna, un avvocato, un giornalista, un professore di ginnastica, e io, sbarbatello di 19 anni, li dovevo guidare con carta topografica e bussola. La sera ci recammo in una caserma dei carabinieri e questi si guardarono un pochino perplessi e ci fecero una raccomandazione: attenzione alle guardie confinarie jugoslave. Sono trascorse 13 anni dalla fine della guerra, però loro hanno ancora il dente avvelenato con noi italiani. La mattina dopo stavamo percorrendo un'ampia vallata e sul versante opposto, in territorio jugoslavo, scorgemmo una grande scritta ottenuta disboscando la vegetazione e gli alberi. Nos Tito, e come saprete, nostro Tito, e come sapete era il capo partigiano che dopo la guerra è stato eletto presidente della Jugoslavia. A un certo punto il colonnello Fiora, che puntava il suo binocolo su quel versante, ci disse di guardare in un determinato punto, ci disse proprio il punto preciso, e scorgemmo due guardie confinarie jugoslave. Avevano il fucile in spalla, una ci stava guardando col suo binocolo e l'altro si sbracciava per farsi notare. A un certo momento chi ci guardava col binocolo disse qualche cosa all'altro, perché l'altro si mise a gridare della gioia e alzò la mano nel saluto scout. Ci guardammo perplessi, era uno scout, altro che guardia di ripide. A nostra volta cominciammo a gridare e tutti rispondemmo al segnale, al suo saluto. Ricordo che qualcuno dei miei compagni disse: e quelle sarebbero le grandi, terribili guardie di confine?
Questo è lo scoutismo. Non voglio trattenervi oltre. Scoutismo per voi è forse guardare i ragazzi parcheggiarli all'oratorio, ma è qualche cosettina di più. E ve ne parlerà Carmelo Casano, che è segretario regionale del Movimento Adulti Scout. Grazie. Sono stato già segretario regionale, adesso sono a ridosso, dopo tante fatiche. E grazie a tutti gli intervenuti, che possiamo chiamare gli amici di Giuseppe, no? come dice lui, l'amicizia e l'amore, quindi amici di Giuseppe, permettetemi di chiamarvi così familiarmente. E io ho il compito di parlare non di scautismo, perché sarebbe una cosa fuori luogo, ma dei valori scout presenti in questo libro. Chi ha letto almeno uno dei libri di Giuseppe sa che la parola scout o scoutismo non è mai presente nei suoi romanzi, almeno io non ricordo mai di averla letta. Carla, giusto, almeno io, tu che correggi sempre le bozze, io scout non l'ho mai vista. Sono presenti invece i valori scout, che sono appunto l'amicizia, l'amore, la fiducia, la lealtà, il senso di responsabilità. Però questi sono valori che oggi sono un po' scomodi, sono molto scomodi, sono difficili da attuare, viene pesante molte volte attuarli. E allora, Giuseppe, se tu continui a scrivere questi libri, gli editori non te li potranno mai portare in libreria. Perché non sono ricercati, non tanto dalle persone, ma soprattutto dai mass media e anche dagli editori. Quindi lui per adesso i libri se li stampa in proprio, con tutte le spese relative. Magari, non so, se parlerà di qualche gossip, di qualche cosa un po' più horror, magari farebbe un po' di mercato qui. Però non penso che questa è la tua idea. E vabbè, fin quando continuerà così, noi amici di Giuseppe cercheremo di leggere i suoi libri, sperando che un giorno qualche editore un po' più scout degli altri possa anche avere una felice intuizione e fare una bella collana, per esempio, anche ristampando le vecchie i romanzi. Quindi non si parla di scoutismo in questi libri, però di tutti i valori scout sono presenti. Per esempio Edoardo Missoni, fratello dello stilista, che è uno scout che ha avuto delle cariche insomma, molto importanti nello scoutismo mondiale, dice che nei libri di Giuseppe sono presenti tutti i valori scout, tutti i valori dello scoutismo. Non lo dico io, lo dice un leader mondiale dello scoutismo. Sì, mi suggerisce di ricordare che Edoardo Missoni è professore alla Bocconi di Milano. È stato tra l'altro anche qua a Messina, se qualcuno se lo ricorda, nel 2011, quando c'è stato il centenario dello scoutismo in Sicilia, è stato presente con noi al convegno proprio che abbiamo tenuto al Pala Cultura. Si parlava proprio di senso civico in quella occasione. E quindi tutti questi valori che diciamo la legge scout e la promessa scout ci ricordano di attuare e di non scordarceli soprattutto. Quindi io non vi parlerò della legge o della promessa, spero di suscitare interesse chi scout non lo è stato, magari un giorno, non si sa mai. Si può diventare anche da adulti scout, no? Sono anche gli adulti scout. Vi vorrei raccontare un fatto realmente accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, però non in Polonia, ma in Africa, nel deserto. C'erano due eserciti inglesi e italiani che si combattevano e una colonna di carri inglese attacca un avamposto italiano. Una battaglia cruentissima. Dopo qualche ora il deserto è tinto di rosso, di divise inglesi
e italiane mischiate, tanto che gli stessi comandanti decisero di fare una tregua per raccogliere i feriti morti, insomma di soccorrere quelli che ancora erano vivi e di seppellire quelli che erano morti. Quindi decidono di far pace per quel periodo, i soldati italiani vanno a soccorrere i loro compagni, quelli inglesi altrettanto, cercandoli, certe volte erano uno sull'altro per cui dovevano proprio spostarli, però a un certo punto accade un episodio che blocca tutti. Un tenente italiano si piega e soccorre un soldato straniero, inglese. Già questo suscita un po', ma cosa sta succedendo? Perché pensa al soldato straniero e non ai suoi compagni? Allora gli pulisce con un fazzoletto la fronte, lo aiuta a bere dalla borraccia, e poi a un certo punto si vede che questo soldato inglese, che si vedeva che era sofferente, non si poteva muovere, si slaccia il cinturone e glielo porge. Lui a un certo punto lo conserva, poi vede che il soldato sta per morire, lo abbraccia, si stringono la mano, sembrano che parlino tra di loro, ma lui, l'italiano non conosce l'inglese, l'inglese non conosce l'italiano, però si comprendono e tutti quanti pensano, ma si conoscono, forse si conoscono, non si conoscono, è strano. Poi fa, spira il soldato inglese, e allora il tenente italiano si mette sugli attenti e lo saluta, con uno strano saluto che suscita anche un po' di risentimento, ma che saluto è questo, un soldato italiano che saluta in modo strano, non era concepibile. Tanto che il suo comandante lo chiama per chiedergli, ma certamente lei conosceva già questo soldato straniero, come mai si è messo a parlare con lui, forse lo aveva già conosciuto? E lui poi risponde che in effetti non l'aveva mai conosciuto. L'unica cosa che lo aveva un po' sorpreso era la fibbia del cinturone, che era una cintura col simbolo dello scout, col giglio. E allora lui si è fermato, gli ha fatto segno col dito che anche lui era stato scout, lui capisce, anche se sofferente ha un momento di emozione, e poi i due si parlano, lui gli dice che sta per morire, poi alla fine gli dice thank you, cioè lui capisce che gli ha chiesto la promessa, insomma, di ricordarlo nelle sue preghiere. Poi, una volta che spira, lui si alza e fa il saluto, ma non il saluto militare, fa il saluto scout. Cioè, questo saluto con le tre dita, che sono il simbolo della promessa scout, i tre punti, e poi questo pollice sul mignolo che sta a indicare che il più grande usa sempre il più piccolo, cioè il più debole. Questo è il saluto scout. E questo, diciamo, ha sorpreso molto gli inglesi, gli italiani, cioè è possibile che in una guerra due che prima si sparavano, magari l'italiano avrà ferito l'inglese, poi va a soccorrerlo e a pregare per lui. Questo è lo scautismo, e il comandante praticamente dice al tenente, se tutti gli diciamo gli eserciti fossero fatti di scout, forse non ci sarebbero più guerre. Questo è lo scoutismo pratico. Posso leggere poi un passo? Voglio dire qualcosa? Brevemente, una paginetta. Sarò lungo. Non ti muovere, non ti muovere assolutamente. Non fare pazzie e gesti sconsiderati. Di morti questo posto ne ha visti fin troppi. Qualunque cosa accada, aspetta il mio ritorno e non fare il fesso. Gli eroi morti qui dentro non fanno notizia. Tanino annuì, conscio che, malgrado tutto,
era la sola persona che poteva tirarlo fuori da quel lager. Lo vide tentare inutilmente di fermare dei soldati di passaggio, poi lo scorse mentre si allontanava e scese dal carro sprofondando quegli zoccoli nel fango. Le guardie avevano gli occhi su di lui e il dito sul grilletto delle loro armi. Osservò il terreno con attenzione, poi si chinò e strinse nel pugno una manciata di quella poltiglia informe, calpestata da milioni di piedi cinti da umili zoccoli di legno. Quando aprì le dita e stette a fissarla, sentì gli occhi velarsi di lacrime. Quello non era semplice fango. In esso c'era cenere, c'erano degli esseri umani. Eravamo come te, sarai come noi. Gli parve che qualcuno mormorasse quelle parole al suo orecchio. Scusate, vorrei fare come il Salumiere una piccola aggiunta. Chi di voi è stato al concerto di Natale al Duomo ricorderà che a un certo momento il nostro presidente è stato definito un panzer. Venivano la circonferenza della mia pancia. Una signora accanto a me, ricordo che mormorò, effettivamente, ma dove prende tutta sta forza e la vitalità? In quel momento mi venne in mente una frase pronunziata dall'ultimo scià di Persia, Reza Mohammed Pahlavi, in un raduno nazionale degli scout iraniani, e il Reza Pahlavi era in diviso scout perché era uno scout pure lui. Concluse il suo intervento dicendo: non si può fermare la primavera degli anni, ma si può restare giovani conservando nel proprio animo lo spirito dello scautismo. Il nostro professore Miceli ha onorato questo perché anche lui è uno scout, non ricordatevi, non è stato scout, è uno scout, perché una volta scout sempre scout. Io ho avuto la fortuna di vedere due sovrani europei in divisa scout, la regina Elisabetta di Inghilterra nell'agosto del 1957 in un raduno mondiale a Sutton Park in Inghilterra, è passata davanti a me mentre ero di scorta alla bandiera italiana, e 5 anni fa a Rinkaby in Svezia abbiamo incontrato il re Gustavo di Svezia in divisa, perché anche lui è uno scout. Concluse il suo discorso di chiusura del Jamboree con una frase in francese. Io ve la dico in italiano: sono fiero di essere scout. Grazie. Grazie per gli interventi molto significativi, ma soprattutto grazie a Giuseppe perché mi ha voluto portare indietro di tante tante primavere, quando ero scout ed oggi che continuo ad essere scout. Soprattutto grazie a te perché hai ricordato in me quei valori che non ho mai dimenticato, perché giustamente, come dici tu, come dice il nostro motto, una volta scout, sempre scout. E questi sentimenti così belli che nascono dallo scoutismo, pur non facendo riferimento alcuno alla parola scout o a quello che è lo scoutismo, ma portando i suoi personaggi provenienti dall'aver militato e dal militare nel corpo degli scout, Giuseppe ci fa vivere tante e tante belle esperienze, tante belle emozioni. In questo libro ormai, ecco, non abbiamo detto molto perché abbiamo voluto lasciare a voi il piacere di leggerlo, ma da quanto ho letto prima io e da quanto ha letto il dottore Casano poco fa, ecco, la vicenda si svolge a ridosso della seconda guerra mondiale, proprio al termine della guerra mondiale, e viene vissuta in un lager
in un campo di concentramento con tante e tante, con tanti e tanti colpi di scena e con tante emozioni. Ora io invito i presenti che vogliono intervenire a fare delle domande all'autore, non per capire quello come finisce il libro, perché lo vedrete quando lo leggerete, ma soprattutto per sapere da Giuseppe come nasce questa passione per lo scrivere, come nascono i suoi personaggi, come si muovono, se sono dei personaggi, se la storia già nasce nella sua mente tutta ad un fiato o si matura in itinere man mano che la sua penna scorre sui fogli. Ecco, vorremmo sapere qualcosa di questo genere, sempre invitando voi ad intervenire e a fare qualche domanda. È sempre difficile perché bisogna rompere il ghiaccio è difficile che si inizi a rompere. Giuseppe, comincia tu, dici, questo personaggio, Tanino, da dove nasce? Io una volta ho letto un'intervista con uno scrittore, Hemingway, Dostoevsky, Moravia, io non posso mettermi nello stesso calderone. E questo scrittore diceva che per creare un romanzo lui partiva da un inizio a una fine e poi riempiva l'interno. Per me invece non è così. In me accadono dei flash, un qualche cosa. Nel mio computer avrò almeno 4-5 romanzi cominciati 40, 50, 60 pagine, perché mi colpisce un qualche cosa che poi prosegue o si ferma. Come ho già detto anche in altre occasioni, il 70% di quello che è contenuto nei miei romanzi all'inizio non mi passava nemmeno per il cervello. Quella era quello era un seme, io l'ho piantato, è nata una piantina e man mano che sta piantina nasceva si sviluppavano dei rami a destra e a sinistra e si creavano personaggi, situazioni, vicende che vi ripeto all'inizio io non immaginavo nemmeno lontanamente. E qualcuno mi ha detto, riferendosi a qualcuno dei miei romanzi, ma da dove li hai copiati questi spunti? È la mia mente che magari dispone di una fervida fantasia. E tutto il resto, se qualcuno mi dice il tuo romanzo è così, è giallo, e nessuno mi dice che è giallo, io non ci faccio caso. Però se 5, 10, 15 persone mi dicono che il romanzo è azzurro, e allora io dico sì, il romanzo è azzurro. Molte persone hanno usato questi tre termini: lettura piacevole, scorrevole e appassionante. E non l'ha detto uno, l'hanno detto tanti, come se si fossero passati la parola. Ho conosciuto due professori, guarda caso uno partiva per Pisa, uno partiva per Firenze, nemmeno si conoscono forse. Hanno portato il mio romanzo, quelli del quartiere Avignone, il primo, e mi ha detto: De Lorenzo, l'ho portato con l'intenzione di ogni tanto di sfogliare qualche pagina. Era talmente preso dalla lettura che mi ha detto che quando è arrivato a destinazione l'aveva già concluso. Lo stesso è successo per questo qui, Una croce nella neve. Questo signore, partendo nel treno, si voleva leggere, è arrivato a destinazione e già l'aveva letto. Anche il professore Miceli, credo che abbia litigato con la moglie, che la moglie gli ha detto: scusa, ma perché non spegni la luce e ti metti a dormire? Ma lui voleva sapere che cosa c'è dopo. E questo è. Purtroppo i miei romanzi, come ha detto qualcuno che è qui in sala, non avranno mai successo in campo nazionale, perché io scrivo e vivo in un mondo irreale. Io vivo in un mondo fatto di ideali, dove anche il tricolore che si alza desta commozione. Io vivo in un mondo in cui le ingiustizie dovrebbero essere scritte su una lavagna e cancellate con un colpo di spugna. Purtroppo non è così. Io so di
di gente, non so nemmeno se definire scrittore o scrittrice, che hanno scritto dei romanzi piuttosto pepati e ne hanno venduti a centinaia. Non so se qualcuno di voi ha letto i 50 sfumature di grigio, dice che qualche cosa di veramente, però questi signori hanno fatto il film e ne vendono. Sarà che sarà, a me la parte commerciale non interessa. Io se scrivo continuerò a scrivere con queste mie idee. Grazie. E di questa ultima affermazione abbiamo avuto modo di constatarlo proprio personalmente, perché Giuseppe De Lorenzo, quando partecipa ai nostri incontri, non fa altro che regalare i suoi libri. Quindi se i libri li regala, è chiaro che non li vende. A me ne ha regalati diversi. È chiaro che volendoli comprare non avrei un doppione, magari, ecco, cercherò di leggerne qualche altro. Ma poi ho visto qualche mano che si alzava, mi pare il dottore Ricciputo, e ha qualche domanda da fare. Sono stato molto attratto da tutti gli interventi che sono succeduti. Avevo il piacere di conoscere di vista l'autore De Lorenzo, perché ho visto presente spesso alle nostre iniziative dell'Adset, e man mano ascoltavo le considerazioni che coloro che intervenivano formulavano, mi sono accostato a quanto mi disse qualche giorno addietro da Ciamarini. Ho avuto la possibilità, prima che da Ciamarini presentasse il suo ultimo libro, La bambina del sognatore, e c'era pure lei presente, vero? C'era anche lei presente. Le chiesi quale, perché chiaramente io sono spiazzato, non conosco il contenuto del libro, sarei stato molto più attrezzato se avesse avuto la possibilità di leggerlo, però l'ho già acquistato. E quindi le prometto che quando finirò di leggere Via Crucis di Gianluigi Nozzi, che sto leggendo molto, dove c'è da farne male avere dei polsi, Monsignor Scarano e quant'altro, chiedevo a Dacia Maraini quale fosse la sua creazione alla quale si riteneva più legata, e mi sorprese, mi disse: non ce n'è una in particolare. Quella a cui sono più legata è l'ultima creazione, è l'ultima, quella di ora, perché io non sono mai appagata. E poi l'ho chiesto anche, guarda un po', ho detto: ma qual è il suo stile di costruzione dei suoi libri? Lei mi ha detto: io ho sempre una tematica sulla quale si impernia la trattazione del libro, e so anche come deve finire. Quello che mi rende la vita difficile, e la ragione per la decisione, è la creazione dei passaggi intermedi che mi debbono portare a quella conclusione alla quale io aspiro. Ora volevo chiedere al nostro gentile ospite, che ringrazio ovviamente già ringraziamente che gli ha espressi il presidente Miceli, mi pare di aver capito che lei è una natura vulcanica, nel senso che comincia a scrivere in maniera dirompente, e se non viene arginato da qualche trincea posto di guerra, continua. Ecco, come mai questo tipo di differenza? Cioè, lei non immagina quando comincia a scrivere quale possa essere l'epilogo e quale possa essere la tematica. Ecco, mentre Dacia Maraini diceva con freddezza, con lucidità assoluta, che lei ha ben in mente la tematica, perché è quella che vuole trattare. Peraltro si tratta anche problematiche di carattere sociale, di grande spessore, di grande valore. E poi ha pure presente la conclusione della sua opera. E sono gli orpelli, chiamiamoli orpelli, ma sono pure parti fondamentali del romanzo, sono quelli che le arrecano il maggiore fastidio. Ecco, questa domanda, scusate per questa sorta di preambolo molto lungo, grazie. I miei romanzi, come ho detto prima, sono soltanto dei flash. Se vi dicessi come è nato quello del quartiere Avignone, mi è venuto
in mente, mi è venuto davanti agli occhi un ragazzino scalzo che da un cortile dissestato, infangato, chiama il compagnetto al piano di sopra. Decamera Raini è legata al suo ultimo personaggio, ma io direi che nel cuore mi sono rimasti Turi e Peppino. Sono quei ragazzini del quartiere Avignone, perché la loro storia, la loro amicizia è qualcosa di favoloso. E anche a parere di chi ha letto i miei romanzi, pare che il quartiere, quelli del quartiere Avignone, resti il migliore. C'è un altro romanzo che sta facendo il giro degli editori, sia cartacei sia online, e io sono sicuro che faranno la fine degli altri, perché un impiegato della Mondadori, finita la parte ufficiale come impiegato della Mondadori, mi ha detto: signor De Lorenzo, mi scusi, ma lei chi è? È Francesco Dotti che scrive i libri di Barzellette? È Antonella Clerici che scrive i libri di cucina? O Bruno Vespa che ha le spalle così, così, così? Purtroppo è così. Questo libro io aspetterò, perché gli editori vogliono da 3 a 6 mesi per visionarlo, però qualche volta qualcuno mi ha detto, ad esempio alla Feltrinelli, mi hanno detto: guardi, ne riceviamo tanti che non possiamo pagare i lettori per leggere tutti questi libri, e tante volte nemmeno li leggono, sfogliano le prime pagine e tutto finisce lì. Aspetterò fino al 15-20 luglio, cioè il periodo della chiusura estiva, e poi, se Dio vuole, a settembre metterò mano al portafoglio e lo stamperò a spese mie. E non vi nascondo che questo nuovo romanzo, che così è un'anticipazione, si chiama Valerie, gioia di vivere, è la storia di amore, d'amore di una ragazza francese, e guarda caso tutta l'azione si svolge durante l'occupazione tedesca, insomma, tanto per essere in argomento. Perché? Perché qualcuno mi ha chiesto: ma come ti è venuta la fantasia di scrivere? Non credo che sono cose che possono venire. È come uno scultore, dice: tu perché scolpisci, perché un pittore dipinge? È qualche cosa che si ha dentro, o non si ha o non si ha. E nei miei scritti, nei miei romanzi, il problema più grande è seduto là in fondo. E mia moglie, perché dovete sapere che quando io sono davanti al computer sto lì a pensare, ha detto, ha fatto, ha detto, allora arriva mia moglie e mi porta la mela tagliata a fette, passa un'ora, arriva mia moglie e mi porta il tè con i biscottini, e ho sentito che uno scrittore si lamentava proprio, Camilleri si lamentava proprio di questo fatto, e ha detto alla moglie: quando io ho il cappello in testa, tu non mi devi parlare, non devi entrare, non devi fare. E ho notato una cosa, che le pagine più belle dei miei romanzi sono quelli scritti di notte, dove la concentrazione è maggiore. E poi c'è un altro fatto che io vorrei scrivere a porte chiuse e scrivere di notte, perché qualche volta io mi immedesimo, io divento un interprete, un personaggio dei miei romanzi, e mi commuovo. E succede qualche volta che entra mia figlia e mi fa: papà, ma stai piangendo? E allora io preferisco evitare, preferisco o chiudere la porta o scrivere di notte. C'è ancora qualche altro intervento? Sì.
ma d'altra parte sono delle risposte molto interessanti quelle che ha dato Giuseppe De Lorenzo, perché ci hanno fatto vedere il suo modo di intendere la scrittura, il suo modo di intendere la letteratura, così come nasce il personaggio, tutto l'oggetto. Sì, sì, sì. Ma se pensiamo che ogni libro si muove in un ambiente diverso, anche se ci sono molti che hanno come filo conduttore la Seconda Guerra Mondiale, ce ne sono tanti altri che si muovono su tante tematiche. Ce n'è uno che parla di fantascienza, c'è un altro che parla di Messina, e poi un'altra cosa molto comune nei suoi personaggi, cioè nei suoi scritti, è l'amore che ha per la città di Messina. Questo Tanino, il protagonista di Una croce nella neve, è un cittadino messinese. E quelli del quartiere Avignone sono due ragazzi che si muovono, che nascono e crescono a Messina nel quartiere Avignone. E Un dollaro per tre bandiere parla anche della città di Messina, quindi lui è cittadino messinese e cittadino del mondo. Allora mi pare che possiamo concludere. Io vi prego di passare dalla parte davanti del tavolo, perché abbiamo bisogno di una foto ricordo per il nostro sito web, e desideriamo anche consegnare ai protagonisti di questa sera. Vi aspetto da questo lato. Facciamo la foto ricordo, perché mi pare giusto, altrimenti sul nostro sito web non mettiamo la testimonianza di questa bella serata. E desidero ringraziare Giuseppe De Lorenzo per questa bella serata che ci ha fatto passare, con il crest della nostra associazione, che spero sia attivo. L'avvocato Carla Berra, innanzitutto un abbraccio per la nostra affettuosità e per la nostra amicizia che ormai si protrae da tanti anni, e poi per una signora Fiori. Il dovuto omaggio formale. Benissimo, allora prima di salutarci desidero ricordarvi che giorno 20 maggio alle ore 19 rimaniamo sempre nel settore culturale, però ci spostiamo nel settore musicale, all'Istituto Antonello, nell'aula magna dell'Istituto Antonello, ci sarà un concerto di fisarmonica che vedrà impegnato il maestro Carmelo Giambò, che eseguirà delle musiche del maestro Salvatore Ghilleni, che è un personaggio molto noto a Messina. Vi aspettiamo tutti, l'ingresso come al solito è libero per tutti quanti. Grazie per aver partecipato, ci aspettiamo alla nostra prossima.